Eccoci di nuovo insieme, mentre voi avete guardato la pubblicità, noi ci siamo rilassate parlando con Erika appunto di quanto sia importante dedicarsi e prendersi qualche momento da dedicare a noi stesse e quindi di quanto sia bella la sua spa. Però invece ora con Dvora Ancona, io volevo capire cosa ci proponi, laddove invece il tempo è poco, laddove noi abbiamo bisogno di integrare subito, di vederci più fresche, più belle, nell'immediato, il centro Giuva, Allora, tanto inviaturati 26 a Milano, così tanto per non per dire non dirlo. nulla. Allora, partiamo da questo principio. Noi siamo un centro medico in piena città, in piena Milano, dove praticamente nell'arco di un quarto d'ora invece puoi ottenere dei risultati. Risultati medici. Chiaramente non uso il bisturi, non viene utilizzata la chirurgia, parliamo di trattamenti alternativi addirittura alla chirurgia, però dei trattamenti che ti devono favorire nel rapido momento, anche perché a Milano si sa che tempo non ne abbiamo, di essere in ordine e oltretutto di uscire dallo studio senza che neanche gli altri se ne accorgano. Perché diciamo la verità è che tutti si vogliono sentire dire che sono belli, freschi, riposati. Però non si vogliono sentire dire sei rifatto. Rifatto Esatto. non mai, Rifatto non deve essere mai no. detto, quindi rifatto non è mai, diciamo che la cosa che vogliono sentirsi dire, però che sono belli e che rilassati. Quando non hanno tempo di andare appunto a farsi una bella passata alla spa e più che altro quando appunto devono magari riparare dei danni che sono dovuti magari un po' più profondi, dovuti al sole, oppure dei tagli sulle labbra, o piuttosto che allora lì andiamo magari a riparare il labbro, oppure se abbiamo delle macchie, lì siamo un po' tutti andiamo andando avanti con gli anni, abbiamo delle macchie che possono Come comparire. interveniamo sulle macchioline, Dvora? Laser. Allora Con il diciamo che laser. appunto quello che dicevo prima è di nuovo valido, io utilizzo molto le apparecchiature che vengono di solito dagli Stati Uniti o da Israele o più che altro anche dal Giappone, piuttosto dipende da dove, comunque sia l'importante che siano nuove, sofisticate e funzionanti, perché anche lì ci sono apparecchiature e apparecchiature. Non è sempre detto che tutte le apparecchiature vadano bene, per cui ci vuole un medico giusto che sappia indirizzarti verso Ecco, l'apparecchiatura parliamo giusta. delle macchie sulle maniche. Infatti Gibian prima ci faceva Sì, notare che ce vuole l'ho, toglierle. fortuna, Ma sì, tu ne hai due o fortuna. tre perché sei ancora un Sì, ragazzino, sono grazie. proprio 2/3 macchioline. Però sicuramente con un trattamento, dottoressa Ancona, possiamo pensare di eliminarle definitivamente questo tipo di macchioline. Allora, partiamo da questo principio. Prima di tutto le macchie possono essere eliminate, ma la parola definitivamente è un parolone. Ok. Perché tutte le volte che noi ci esponiamo al sole la macchia può ritornare. Per cui la macchia sicuramente con appunto questi laser che seguono un principio che si chiama di fototermolisi selettiva, ovvero vanno a colpire proprio il pigmento della macchia, lo fanno scoppiare, quindi la macchia poi se ne andrà, però vediamo che se chiaramente lì riprendiamo il sole, proprio perché mal funziona la melanina al di sotto, si potrebbe riformare. Quindi uno dice: ma perché le tolgo? Perché più che passa il tempo, più che queste macchie diventano Anziché brutte e averne, profonde. certo, anche averne 200, ne hai comunque sempre meno, ne hai quelle 3-4 alla volta e poi man mano si può Sì. pensare di andare poi ad eliminare. Sì, poi c'è anche un altro discorso da aggiungere, che comunque la macchia sa di vecchio, sa di sporco, a volte avere una macchia sul viso sembra quasi Ah, anche quelle qualcuno, sul viso quindi sì, danno possono anche venire l'idea via. magari di, oddio, qualcuno viene lì e ti cerca di pulire, poi Quindi comunque. tutte le macchioline che compaiono con l'età sul corpo, di che cosa sono fatte queste Di macchioline? melanina, Melanina. che appunto come dicevo viene prodotta magari male, per cui ecco che abbiamo la formazione delle macchie, ma attenzione. Attenzione Attenzione. perché è molto importante, le macchie devono essere tolte soltanto da dei medici esperti, dietro le macchie si possono sempre nascondere delle problematiche, per cui secondo me le macchie comunque vanno valutate bene, fatte valutare comunque, come dicevo, da dei medici specialisti per poter vedere che non si tratti di Di qualcos'altro. Per qualcos'altro, cui quindi attenzione, bene. non toglietele, non fate mai No, il fai da te. bene sempre rivolgersi a degli studi specializzati e dei medici certificati proprio per avere la sicurezza di non andare poi a compromettere una cosa che si pensava soltanto esteticamente poco carina, poi invece si va A a far fare un danno, danno, a fare ecco, a un fare un danno, danno, esatto, assolutamente. assolutamente. Allora, Erika D'Angelo, come stiamo andando con Susi? Stiamo andando bene, si sta concentrando su altre parti del viso, per cui a breve riusciremo a vedere un bel risultato tra una parte e l'altra. E questo tipo di trattamento quante volte andrebbe eseguito?
Due volte a settimana. Due volte alla anzi, settimana. Una volta a settimana, perché in realtà l'ossigenazione dei tessuti così intensa è meglio farla con una certa cautela. Quindi comunque, una volta alla settimana esatto. potrebbe essere esatto, l'optimum sì. per andare a, insomma, a ridratare, perché esatto. parlando di ossigeno, un pochino come le piante, potrebbe essere giusto appunto quello. Parliamo di acido ialuronico invece, chiederei intanto quanto tempo abbiamo, riusciamo a far vedere un filmato, chiedo alla regia, abbiamo il tempo, quindi con Dvor Ancona vorrei parlare con te delle labbra, perché quando abbiamo un bel viso come quello che poi andremo a vedere sicuramente su Susi, magari laddove un labbro non è molto turgido, con acido ialuronico, dottoressa Ancona, lo andiamo a sistemare. Sicuramente. Ecco. Ci tengo a dire una cosa, che io più che altro tendo a mettere in ordine, diciamo, il labbro quando questo comincia a avere il famoso codice a barra. Per codice a barra, ecco, non è il caso di questa ragazza. Era 20 questa anni. È una ragazza di 20 anni, voleva aumentare un po' quello che era il suo profilo, aveva un labbro volume. Un po' più sottile, profilo e volume, tutte e due, perché anche di profilo è bello vedere quando un labbro è un pochino più turgido. Si riesce a vedere e dà più freschezza. Vedete questo nel mezzo, sotto il naso, si chiama sì. filtro. E l'arco di Cupido è esattamente quel piccolo archettino che si trova proprio sotto la columella del naso, proprio di sotto il naso. Come si chiama arco di Cupido? Arco di Cupido, ecco, pensate perché, se è infatti bello. Infatti Cupido nasce da lì, allora ecco, scatta Cupido, la freccia. Infatti, anche perché le labbra, Cupido, l'amore, chiaramente saltano fuori. Quindi perché non avere un bel labbro disegnato, che è quello che alla fine piace a qualunque donna e a qualunque uomo. Insomma, un bel labbro dà sempre un bel effetto, no? Dà comunque un bel sorriso. Come gli occhi, le labbra sono in grado di esprimere un po' quello che sei. Per cui ecco perché mi diverto a volte a far sì che queste labbra, ad esempio in questo caso, vadano ad aumentare. Bisogna stare attento a non andare incontro comunque a fare delle cose esagerate. Per certo. cui io, ad esempio, dico spesso a queste ragazzine che magari vengono da me a farsi le labbra, attenzione, non esageriamo, quindi le rimando via quando esagerano, perché anche lì noi medici dobbiamo un po' saper guidare quello ecco, che sono in effetti adesso pazienti. In questo caso, dottoressa Ancona, sembrano labbra molto voluminose, però è perché le stai appena facendo. L'acido ialuronico comunque richiama l'acqua, per cui ecco che lì per lì il labbro sembra molto più voluminoso. Ecco. In realtà nell'arco di 2 o 3 giorni questo labbro verrà appunto riassorbito, per cui bellissime. Questa è la forma finale, però sarà chiaramente, diciamo, di 1 o 2 taglie in meno. Questo è un altro labbro di nuovo che vedevate sempre su una ragazzina, per cui parliamo sempre di labbra, che comunque su una giovane donna possiamo anche giocare a dare un po' di volume. È chiaro che più andiamo avanti negli anni più non dobbiamo esagerare, perché sennò rischiamo anche di essere un po' ridicole. E ricordiamoci un'altra cosa, possiamo chiamarlo un gioco, perché comunque lo ialuronico viene riassorbito nell'arco di 4, 5, 6 mesi, per cui ecco che anche un volume magari un po' esagerato può tornare indietro nel ecco, tempo. Però infatti tu ricordi spesso di evitare quelli che sono filler non riassorbibili, ecco. Sì. Non riassorbibili o permanenti, assolutamente contrarissimo, ormai da anni e da sempre lo dico. Purtroppo nel passato ce ne sono state molte, per cui si vedono ancora delle labbra. Le vediamo tutti, sì, si casi. Vedono. Purtroppo quando si vedono delle labbra fatte male si riconoscono, quando si vedono delle labbra fatte bene no. Per cui la molto gente... bello il risultato finale, scusami Dvora se sì. ti interrompo. Vedete Erika, due labbra differenti, ti piacciono? Sono differenti le forme, però entrambe hanno il loro turgore, la loro bella dimensione. Ripeto, due labbra forti su due ragazze giovani, perché no, ci possono anche stare. Non che sulle persone magari della nostra età, che siamo comunque certo. giovanissime. Però... Ti perché porto però... più con me alla spa di Erika D'Angelo. No, scherzo. Delle bambine, comunque, alla nostra età diciamo che un labbro deve essere bello, turgido, ma magari così sarebbe anche un po' tanto. Insomma, come al solito ci vuole la giusta via di mezzo, ma no, assolutamente ai prodotti non riassorbibili. Utilizzate, chiedete sempre di farvi vedere di che prodotto stiamo parlando, cercate sempre di vedere la fiala, fate aprire la fiala davanti a voi, il lago davanti a voi, sono sciocchezze, ma nel tempo poi alla fine ne sarete contente. Possibilmente portatevi via anche il librettino, sì, delle istruzioni per sapere quale prodotto è stato iniettato. Voi amici da casa avete capito, vero? Perché io invito sempre la dottoressa Dvor Ancona, perché per me è una testimonianza, è il mio Vangelo per quanto riguarda la medicina estetica. Con lei io sono tranquilla, perché in effetti ormai ho imparato a conoscere diverse situazioni di questo settore, e quello che più viene da pensare è affidarsi sempre a mani capaci ed esperte. Mi fanno cenno che devo chiudere, che devo andare in pubblicità. Parliamo con Gillian, appena torniamo.